Il Vangelo della quinta domenica di Quaresima, in cui vediamo Cristo strappare una donna adultera alla condanna di morte, è un Vangelo che scandalizzava parecchi nella Chiesa primitiva e forse ancora oggi, purtroppo. Vediamo questa pagina omessa anche da codici autorevoli antichi, quasi presentasse un Cristo connivente con il male. In realtà, attraverso la luminosa bellezza della scena, siamo invitati a cogliere il cuore della missione di Cristo. Non è venuto a condannare, ma a salvare, e per salvarci ha preso su di sé, sul legno maledetto della croce, il peccato dell'umanità. E questo da sempre un tratto essenziale dell'azione rivelativa di Dio. Egli libera e salva, e ogni volta lo fa in un modo più meraviglioso. È sempre la stessa cosa, ma è insieme sempre una cosa nuova. Al culmine del cammino c'è anche per tutti noi quella liberazione suprema che viene dall'innesto nella Pasqua di Cristo, che fa nuove tutte le cose, fa nuova la nostra vita. Questo è l'annuncio che la Chiesa, anch'essa sempre bisognosa di conversione, deve continuare a portare nel mondo con la gioiosa consapevolezza di essere la Chiesa, la sposa che Cristo ha amato e per la quale ha dato se stesso, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola e per presentarla a se stesso tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Questo è il mistero che risplende dalla croce di Cristo e la bellezza riflessa sul volto di Maria quando riceve tra le sue braccia il corpo del figlio ormai morto, ma è soprattutto la bellezza misteriosa di Maria di Magdala al mattino del giorno di Pasqua. Questa è la ricchezza della grazia battesimale che ci libera dalla condanna di morte che pendeva sul nostro capo a causa del peccato, da quel lavacro che ci innesta in Cristo morto e risorto. Viene anche a noi il dono della vita nuova nello Spirito.